Una serata molto importante per Ivrea, tutta la città si è mobilitata perché questa sera, 31 gennaio 2014, dopo tanti anni finalmente ha riaperto le porte il Museo Civico Garda. E con noi il sindaco Carlo Della Pepa e l'assessora alla cultura Laura Salvetti. Che serata è questa per Ivrea? Cosa rappresenta? Beh, una serata importante perché, come si diceva prima, dopo 28 anni riapre il museo, si restituisce alla città dei beni culturali che sono proprietari i cittadini di Ivrea, di tutto il territorio. Spero che questo sia un primo momento di tanti altri che vedano il museo come centro della vita culturale della nostra città e del nostro territorio. Nel corso della serata inaugurale il museo rimarrà aperto appunto dalle 21.30 fino alle 24. Nei prossimi giorni quando sarà visitabile? Nei prossimi giorni sarà visitabile tutte le mattine, il sabato pomeriggio, questo come orario invernale, mentre durante l'estate invece sarà aperto il pomeriggio più un weekend al mese. Molte le opere d'arte presenti qui al museo, ne vogliamo elencare qualcuna? Sì, ci sono le cose che a me piacciono di più sono i reperti archeologici, perché danno proprio l'idea della città romana soprattutto. Poi c'è un bellissimo adorazione di immagini, una statua lignea che prima era nel santuario dei Tre Re, e poi ci sono tutti i quadri della collezione Guelpa, uno più bello dell'altro. In questi 28 anni quali sono i lavori che hanno visto interessato il museo? Perché così tanto tempo? Tanto tempo perché ci sono stati degli importanti lavori strutturali sulle opere murarie, sul tetto, sugli ascensori, sugli impianti. Poi c'è stato anche un periodo di lavoro sull'allestimento, che è stato frutto, lo ricordo, di un concorso di idee a cui hanno partecipato 19 professionisti o studi di professionisti. Chi ha vinto è questo gruppo che poi ha curato tutto l'allestimento, e quindi anche questi tempi sono stati da considerare. Poi i vari appalti che sono stati frutto anche di ricorso di altre ditte, sempre vinti dal Comune di Ivrea, che comunque hanno rallentato un pochettino questo percorso. A quanto ammonta questo investimento che la città ha fatto, un importante investimento culturale? Beh, bisogna dire due cose. Il complesso dell'investimento è stato di circa 5 milioni di euro. Nella mia amministrazione l'investimento messo in cantiere da noi è di 1,8 milioni, ma c'è da dire che di questi 5 milioni praticamente tutti, eccetto forse 250 mila euro, derivano da dei fondi vincolati. Il 1,8 milioni che abbiamo messo in campo noi deriva, come si sa, dall'ascito della signora Lucia Guelpa. Un augurio che fa lei alla città con la riapertura di questo museo? L'augurio che sappia considerare tutti questi beni culturali, così come il paesaggio, come delle risorse, che sia capace di metterle a sistema e che anche da questo si parta per un pezzo di sviluppo ulteriore della città e del territorio. Assessore, questo potrà essere anche un'ottima occasione per attirare anche le scuole qui in città, infondere un po' di cultura. Sì, come sapete questo è un tema che mi è molto caro, stiamo già studiando un programma appunto per interagire con le scuole non solo del territorio e di ogni ordine grado, stiamo studiando delle attività didattiche che verranno proposte in via sperimentale quest'anno fino a giugno, in modo da poter partire col nuovo anno scolastico, quindi 2014-2015, con un programma vero e proprio di laboratori per le scuole di ogni ordine grado. Comunque già la visita del Garda secondo me è assolutamente consigliata, perché permette già un'immersione profonda nella storia della nostra città e quindi potrebbe già essere un grande supporto per le insegnanti per raccontare la storia di questo territorio ai ragazzi. Paola Mantovani, la direttrice del Museo Civico Garda, cosa rappresenta per voi la riapertura dopo 28 anni di questo museo, per voi e per tutta la città?
È un modo per mostrare al pubblico tutto il lavoro che è stato fatto in questi anni e che non è stato possibile far vedere prima. Il lavoro di inventariazione, di catalogazione, di restauro di questi beni e il rapporto che anche di fiducia che si è instaurato con le soprintendenze che ha permesso il ritorno ad Ivrea anche di alcuni beni, soprattutto alcuni archeologici. È stato difficile a livello anche di burocrazia il restauro di questa struttura? È una struttura piuttosto complessa e l'esposizione non è una cosa semplice. Il progetto è stato studiato e con gli architetti e con gli ispettori e le archeologhe delle varie soprintendenze per costruire un progetto museologico molto forte su cui poi si è innestato, diciamo, il progetto architettonico. Il punto di forza e condiviso è stato quello di dare il maggior risalto ai beni di questo museo. A livello culturale, quali sono i progetti che avete intenzione di mettere in campo per attirare sempre più gente qui al museo? Ma sicuramente quello di sviluppare un museo che sia adatto per tutti i pubblici, sia per i bambini che per gli adulti, per le persone che hanno, sono diversamente abili, quindi ha un'accessibilità anche per i portatori di handicap. Abbiamo sviluppato una parte del percorso anche per gli ipovedenti che vorremmo poi in futuro ulteriormente implementare e creare degli accordi anche con altre associazioni per renderlo davvero il museo di tutti. E per quanto riguarda le scuole, anche con loro avete intenzione di intraprendere qualche progetto? Sì, sicuramente abbiamo già, ancora prima di aprire il museo, avviato dei progetti sperimentali con alcune associazioni del territorio, come per esempio Gessetti Colorati e il GAC, e questa sperimentazione continuerà anche adesso che abbiamo aperto il museo e poi successivamente aumenteremo questi progetti non solo sulla parte archeologica ma anche su altri settori delle collezioni. Abbiamo visto che questa sera l'affluenza è stata tantissima, lei era appunto a fare un po' da cicerone alle persone che salivano a visitare appunto tutte queste opere d'arte. Quali sono le prime impressioni che ha raccolto? Ma a me sembrano impressioni positive, mi pare che la gente che viene a visitare il museo rimane piacevolmente sorpresa, forse non se lo aspettava, e sicuramente il gradimento del pubblico è la miglior ricompensa del lavoro fatto sino ad oggi. Giuliana Reano, dirigente dell'area cultura del comune di Ivrea, cosa rappresenta la riapertura del museo per la città? Io penso che rappresenti un importante elemento per valorizzare il territorio, perché qui esponiamo delle raccolte veramente importanti, tutta la parte della collezione archeologica che ricorda il periodo di Eporedia, abbiamo l'eredità della signora Guelpa che trova una bella valorizzazione a mio avviso, poi abbiamo la parte delle Lacche Orientali che fanno parte della collezione del Garda. In più abbiamo quest'ala in cui ci troviamo che sarà adibita a mostre temporanee e ci troviamo proprio qui già con una importantissima mostra che è la mostra su Anigoni, che è già stata a Firenze e che adesso ospitiamo qui. Quindi mi sembra che già questo aspetto sia molto importante, cioè fa capire quanto sulla cultura si possono creare dei momenti di interesse, dei momenti di interscambio, e vediamo che già questa sera con questa apertura c'è molta risposta da parte della popolazione, quindi il museo è sicuramente un tassello importantissimo nel sistema culturale porediese. Questo è anche un modo per attirare sicuramente i visitatori, abbiamo detto le scuole, ma è anche un modo per far vedere che questo periodo florido di Ivrea in qualche modo nella sua storia potrà continuare a tramandarsi. Sì, speriamo di sì. Io penso che oltretutto noi abbiamo un'eredità anche morale molto importante, cioè pensiamo che questo museo oggi è fruibile grazie al fatto che ci sono stati personaggi come Garda, che ha lasciato un'importante eredità, e come la signora Guelpa, che ha lasciato a sua volta la sua collezione, l'eredità e anche la possibilità di fare gli interventi sul museo dal punto di vista finanziario.
Quindi questo è, diciamo, un aspetto che va sottolineato e che è molto importante, vuol dire che ci sono state persone che hanno creduto nella cultura e nelle istituzioni, e quindi questo mi sembra molto importante. Secondo lei, se la signora Guelpa potesse vedere le sue opere esposte qui al museo, cosa direbbe questa sera? Che sarebbe finalmente realizzato quello che lei voleva con quello che ha scritto nel testamento.